Il fine settimana è stato caratterizzato da parecchi eventi, vabbè, a parte anche la partita della nazionale, insomma, poi ne parleremo. Ci sono stati talmente tante cose che oggi proprio la giornata si è scritta da sola. Sì. Una di queste cose era vedere su Instagram gli account degli amici, soprattutto comici, sì, pubblicare foto con Jimmy Fallon, Chris Rock. No, e che e è successo? A un certo punto il Papa. Abbiamo detto, ma vabbè, ma sono fotomontaggi. No. C'è stata un'udienza. Un'udienza con 100 e più comici e noi abbiamo detto, ma chi li ha fatti gli inviti? Forse noi non ci hanno invitati sapendo la nostra partecipazione al Pride. E invece no, perché c'è una persona che ha fatto sia l'udienza che poi il Pride. E l'abbiamo al telefono, Brenda Lodigiani. Buongiorno Brenda. Ciao a tutti, buongiorno. Ma tu sei veramente inclusiva ed ecumenica, oh, ammazza. Io sono la vostra catto comunista del cuore. È giusto. Volta Gabbana, dicevo, cioè tutto il contrario di tutto. Ne uscirò schizofrenica da questo weekend. No, ma scusami, ma il Papa sapeva che poi veniva al Pride, perché sai che lui ha usato un termine colorito, infatti c'era anche un camion dedicato. Ne ho visti 7-8 di papi. No, io non ne sapevo niente, che parola ha detto. No, niente. Crociagine militante c'era, cioè, addirittura scritto. No, io ho fatto, ragazzi, io ho fatto finta di niente. Cioè, io non gli ho detto mica niente, cosa dovevo dirgli? La domanda è, ma chi ti ha invitato? Cioè, come funzionano gli inviti? Allora, praticamente è arrivata una mail da Pop and Humor, cui mi dicevano che io, Brenda Lodigiani, non io carissima o gentilissima, dici potrebbero aver sbagliato, sei stata invitata all'udienza con il Papa, un'udienza privata, con poche persone, quindi io... figurati, mi ero immaginata io e altri 6 in tutto, invece eravamo in 100 più gli accompagnatori. E quindi una volta che dai conferma, poi insomma mi hanno risposto, mi hanno dato la convocazione 6:45 in Vaticano, volevo morire. Di mattina. Ma poi mi hanno raccontato la storia, la giornata che ha avuto lui venerdì quando ci siamo incontrati. Cioè lui si è svegliato, Papa Francesco, alle 4 del mattino. Ha fatto un incontro con il presidente di Capo Verde, ok? Poi ha incontrato noi 100 e più dementi, ha stretto le mani a tutti. Certo. Dopo avrà fatto un attimo una pausa pipì, non lo so, ha preso un jet privato per andare al G7 in Puglia. Perché era prima G7. È vero. Ecco perché era, quando è sceso dall'elicottero era già un po' provato, poverino. Era dalle 4 che travagliava. Era pieno raso, ma poverino, ma quanti anni hanno? Non c'è, insomma, è stato faticosissimo per me, immaginiamoci per lui. Comunque, ragazzi, l'ho incontrato, gli ho stretto la mano. Il Papa deve fare una beauty routine della Madonna, ha una pelle incredibile. e come dice mia madre, che è super credente, questa cosa mi fa ridere perché era tutta emozionata dal fatto che andassi dal Papa, io non molto credente, dico, mi ha detto, ci credo che ha la pelle morbida e le mani morbide, non fa niente tutto il giorno. È proprio il contrario, capite, è tutto sbagliato. Scusa Brenda, ma ognuno di voi comici andando lì ha fatto una battuta? Allora, mi sono visto il filmato, voglio sapere tu cosa gli hai detto, perché ognuno si è preso il suo momentino. Allora, intanto voglio dire questa cosa. Raul Cremona ha fatto un gioco di magia. Non ci credo. Ve lo giuro su Dio, a questo punto posso giurare. Valeria Graci, io ho consigliato al figlio di Valeria Graci, perché si poteva portare un più uno, di quale squadra il Papa ti fasse. Lui gli ha risposto, ma non ha capito la risposta. San Lorenzo. Il quartiere di Roma, la squadra argentina, E poi vi giuro, ho trovato, tanto non ci ascolterà, Jimmy Fallon un tantino overacting. Era un po' sopra lì. Era bello, no, era bello carico. Appena prima di che entrasse il Papa si è alzato, ci ha guardato e ci ha detto grazie mille di essere qui per me. Quindi diciamo, non aveva capito. Voi immaginatevi, tra l'altro, alle 6 del mattino con il suo fuso orario, dico bello spinto comunque, va bene così. L'entusiasmo, era anche un pubblico difficile, perché un pubblico di comici è un attimo che sbagli. Tra l'altro mi immagino tutti gli stand-upper che c'erano lì, tutti a iniziare a scrivere gli incipiti del prossimo stand-up. Quella volta in
cui eravamo io, Lino Banfi, esatto, Raul Cremona e Jimmy e Chris Rock. Esatto. E vabbè, insomma, io non scriverò. Senti, niente, e poi da lì ti sei catapultata direttamente al Pride, dove sei stata sulle camion con Annalisa, tra l'altro, giusto? No, non solo, sì, con Alice Line, sembra la barzelletta. Sì, Annalisa, io, Annalisa. Hai fatto proprio tutto il giro. No, cioè, tu devi scrivere il pezzo comico, Brenda, hai già fatto, voglio dire. No, così. No, ma la roba meravigliosa che, come vi dicevo prima, venerdì ero assolutamente credente, tutto a posto, tutto, però il giorno dopo, volta a Gabbana, la prima cosa che ho chiesto a Big Mama sul palco del Pride è stata: candidati alle prossime al Vaticano, così diventerai la nostra Big Papa. Beh, capite? Così, tutto il contrario di tutto. Questa te la ruba Chris Rock, al 100%. Grazie Brenda, grazie mille, un bacio, ciao, buona ragazzi, giornata, grazie. Ciao, grazie. Ciao, 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 ciao.